La tutela della pesca dal Medioevo a oggi, questo è il tema al centro del dibattito svoltosi al porto di Campomarino di Marugio su iniziativa delle biblioteche delle terre del primitivo di Fulvio Filo Schiavoni. Presenti all'evento, presentato dalla professoressa Maria Pia Fusco, l'autore del libro Il Codex Piscatorius Tarentinus, professor Stefano Vinci, il comandante della Guardia Costiera di Taranto, Rosario Meo, il sindaco di Marugio, Alfredo Longo, Michele Conte, presidente del Propeller Club Port of Taras, e Antonio Edoardo Pavale, oltre a numerosi altri esponenti e ospiti. È un libro che racconta una storia, la storia di un codice, la storia di regole, regole della pesca, regole che addirittura risalgono all'età bizantina, che furono importate dai greci nel nostro territorio e che tutelano il nostro mare, non solo il Mar Piccolo, il Mar Grande, ma perché a Campomarino? Perché il litorale tarantino arrivava fino al fiume Borraco, cioè fino a Torre Ovo. Seppur Marugio non abbia una grande tradizione in realtà peschereccia, perché forse è più stata nel tempo una comunità che ha vissuto di agricoltura, quindi non sfruttando mai appieno la risorsa mare da un punto di vista economico, ittico, ma più che altro economico-turistico. Ma oggi fortunatamente riusciamo anche a dare un ruolo a questo territorio da questo punto di vista.